Buonasera e buonanotte, benvenuti a questa nuova serie di tutorial in cui spiegheremo OpenTDD. OpenTDD è un gestionale, la versione open source di un gestionale che è Transport Tycoon Deluxe, del gioco originale Transport Tycoon del 1994, poi subito varie modifiche, vari potenziamenti e dal 2004 fino a oggi sta andando avanti questo progetto open source che è molto molto interessante. È un gestionale, quindi lo scopo del gioco ovviamente è fare soldi, ma come vedete qua dallo sfondo è anche piacevole creare vari mezzi, vederli che vanno avanti e indietro per lo scenario. Allora, ciancio le bande e vediamo un po' come funziona questo gioco. Facciamo nuova partita. Di solito avrete quattro scenari a disposizione. Per iniziare vi consiglierei quello temperato. Il gioco, come vedete, è localizzato in italiano, state giocando localizzato in varie lingue. È isometrico, quindi potremmo giocare su una mappa da 5x12x5x12, è fin grossa, secondo me, possiamo fare anche così. Vabbè, quando prendete la mano potete anche fare mappe più grosse che vi divertite un po' di più. Scegliamo un terreno pianeggiante per iniziare. Il nome di città potete scegliere di base, sono quelli originali in inglese, però potete scegliere quello che vogliamo. Facciamo il nome originale in italiano generato a caso. Facciamo la difficoltà abbastanza bassa, con i bordi della mappa la terra è piatta qui e possiamo scegliere il bordo se è acqua o variabile. Possiamo scegliere vari plugin, c'è un motore incluso per scaricare nuovi plugin, script, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Noi faremo una partita semplice senza nessun avversario per capire come funziona. Poi vedete che ho messo i nomi di città italiane, potete mettere anche altri mezzi, però noi inizieremo giocando col gioco base, che è già abbastanza ricco di suo. Ho partita. Inizieremo dal 1 gennaio 1950, è la data base con la quale iniziare, si può andare fin dietro al 1900. Il gioco ha una sezione che dura più o meno 150 anni, più o meno, però possiamo andare avanti, visto che è una sandbox, quanto ci pare. Iniziamo pure dal 1975. Più andate avanti negli anni, più mezzi avrete a disposizione. Genera. Il gioco ha generato una mappa casuale, come vedete molto grande, con una marea di città e una marea di industrie. Adesso andiamo un attimo a vedere che cosa che c'è. Allora, ogni città ha una sua popolazione, vedrete una marea di finestre come questa. Se a un certo momento siete travolti dalle finestre, allora vi potete schiacciare il tasto canch e ve le chiude tutte. Se vi interessa una qualche finestra, premete pin e se premete canch le altre finestre si chiuderanno, ma questa no. Allora, abbiamo varie città, come vedete, anche con nomi abbastanza bislacchi, con una scarsa autorità locale, eccetera, eccetera. Vabbè, allora, ciancio le bande. Lo scopo del gioco ovviamente è spostare cose da una parte all'altra della mappa. Possono essere merci o possono essere persone. Iniziamo dalle persone, che è quello un po' più semplice. Avremo a disposizione questo, che cos'è? Avremo a disposizione i treni, le strade, mezzi via acqua e mezzi via aereo. Iniziamo dai mezzi aerei, che è quello un po' più facile. Iniziamo da Firenze, così, perché fa bello. Allora, avremo a disposizione un aeroporto, per ora abbiamo solo questi perché abbiamo iniziato un'andata abbastanza avanti. Allora, quello che vedete, i quadretti bianchi, sono quanto è grande questo aeroporto. Gli aeroporti vanno costruiti sul terreno pianeggiante. Qua
si lamenterà e ovviamente non potete costruirlo sull'acqua. Dovremo trovare uno spazio abbastanza grosso. Allora, altra cosa importante. Area coperta. I quadrati bianchi sono quanto è grosso l'aeroporto. L'area azzurra invece è quante case copre, cioè le persone che abitano nell'area azzurra potranno usufruire dell'aeroporto. L'aeroporto è uno di quelli più grossi, eh? Le altre cose che avremo a disposizione saranno un po' più piccole, quindi dovremo cercare un posto dove mettere l'aeroporto. Questo potrebbe essere un posto interessante perché copre quasi tutta la città, però come vedete qua è un po'... c'è un po' di montagna da questa parte. Quindi cosa possiamo fare? Prendiamo questo tool, modellazione terreno, e iniziamo per esempio a abbassare o alzare o livellare il terreno. Potremmo livellare il terreno in questa maniera qua. Non ho sentito durante la pausa. Metterò in pausa un sacco di volte, quindi vedrete una marea di volte questo messaggio. Costruiamo il nostro primo aeroporto. Che è ancora sbagliato. E dovremmo abbattere anche questa parte qua. Costruiamo l'aeroporto. Yay! Abbiamo il nostro primo aeroporto. Dove mandiamo i nostri aerei che partono da Firenze? Possiamo andarli a Capomonte Marittima, che è un'altra bella città grossa. E qua non possiamo farlo. Qua possiamo farlo. Benissimo. Ora abbiamo due stazioni, due aeroporti. Ci manca un aereo. Qua c'è un simpatico hangar. Possiamo fare un nuovo aeromobile. Qua vediamo che abbiamo a disposizione un po' di aerei. Andiamo in pausa un attimo. Ognuno con le sue... e anche un elicottero, ognuno con le sue caratteristiche. Questo per esempio è un bel Concorde. Ha un certo costo che non ci possiamo permettere in questo momento. Allora, alcuni aerei non ce li possiamo permettere in questo momento perché abbiamo solo 70.000 euro. Però qua si possono vedere già un po' di caratteristiche, la velocità, la capacità, anche questi hanno anche i sacchi postali, costo di esercizio, progettato, quanto è la vita utile, quante volte si può rompere, gli aerei ogni tanto devono andare in manutenzione, e questo è quello che possiamo convertirli anche. Vediamo se c'è un altro aereo. Questo era un po' piccolino, eh. Ordina per costo. Quindi possiamo andare a vedere. Allora, questo potrebbe essere interessante. Sì. Compriamo questo Backwell. Yay! Abbiamo il nostro primo trimotore. Allora, una volta che avete comprato un aereo o un qualsiasi mezzo, allora possiamo farne una coppia. Vabbè, questo è per gli aerei. Questo è per gli aerei. Cosa importante è questa freccia gialla. Allora, questo bianco potrete vedere i dati come l'età, o quanto ha guadagnato quest'anno, manutenzione, affidabilità, tutti quei dati lì. La freccia è una cosa più importante perché una volta che abbiamo detto dove è l'aereo, dobbiamo dirgli dove andare. Freccia gialla. Andiamo a cliccare sul nostro aeroporto di Firenze. Ci spostiamo con le frecce, col mouse, sull'aeroporto di Campomonte Marittima. Chiudiamo la finestra, togliamo la pausa. Allora, ora possiamo lanciare il nostro aereo. Che sta andando alla velocità di 201 km orari. Voi sembra che vada piano, ma in realtà stava andando velocissimo verso il terminal. Allora, una volta che ha visitato questa stazione per mezzo la prima volta, inizierete a vedere che c'è un po' di gente che inizia a frequentare il nostro aeroporto. 21 passeggeri, 24, un po' di sacchi postali che stanno arrivando. Qua non c'è ancora niente. Ma quando arriverà il nostro aereo, inizierà a popolarsi. Ho iniziato dagli aerei perché sono quelli più facili, tra virgolette. Ci hanno un po' mandato in bancarotta. Adesso vedete che anche qua iniziano ad arrivare tutti i passeggeri, i sacchi postali, eccetera, eccetera. Vediamo, questo aereo qua inizia a costarci più di quanto guadagna, però per ora va bene anche così, dobbiamo imparare come funziona.
se andate in rosso c'è la possibilità di prendere in prestito altri soldi. Possiamo velocizzare anche il gioco in modo tale che vedete che sta popolandosi sempre di più questo aeroporto, che c'è un sacco di passeggeri, un sacco di sacchi postali, intanto che potremmo anche chiedere in prestito un po' di soldi e fare il clone del questo aereo. Prendete nell'hangar, fate clone aeronomobile e ne avete uno bello come quello di prima. Andiamo a cliccare e vedere i dati di questo aereo. Adesso vediamo che ci ha portato un bel po' di soldi, un bel po' di guadagno. E questo è la base dei mezzi. Vediamo i nostri bellissimi aerei, la bellissima flotta di due aerei rosa Barbie che vanno da Firenze a Campomonte. Questo è uno dei mezzi che si possono utilizzare. Gli altri mezzi sono, per esempio, il trasporto su acqua. Adesso cerchiamoci delle città. Il trasporto su acqua ha dei costi di esercizio abbastanza alti, eh? Però possono essere, può essere comunque utile vederlo. Allora, per il trasporto su acqua dobbiamo creare un molo. I moli non si possono costruire sull'acqua, non si possono costruire sul terreno pianeggiante. Gli unici posti in cui si possono costruire è questi qua. Un terreno che scivola piatto verso il mare. Quindi, per esempio, questo potrebbe essere un ottimo posto. A Villa Ripapoli. E adesso andiamo a vedere a Travento di sotto se c'è un posto. Per esempio questo non lo copre tutta, ma copre una buona parte. Se no qua forse è meglio, è anche un po' più vicino. Bene, abbiamo creato i nostri moli. Ora dobbiamo creare un deposito navale, perché dobbiamo creare la nave. Dal deposito navale. Clicchiamo sul deposito navale e qua abbiamo le stesse cose che abbiamo sul... Abbiamo un'interfaccia simile a quella che abbiamo se clicchiamo sull'hangar. Tra l'altro potremmo fare fra poco anche un altro aereo. Quindi, nuove navi. Abbiamo un po' di navi a disposizione. A differenza degli aerei, qua dovremmo stare attenti, perché non tutte portano passeggeri. Qua potete fare tutti i tipi di carico, se no vediamo quelli che portano i passeggeri. Ne abbiamo tre. Un traghetto MPS, FPP e un Overcraft. Per ora siamo poveri in canna, quindi potrebbe andare bene anche un bel traghetto. Come prima, freccia gialla, gli diciamo di andare da questo porto a questo porto. E via! E abbiamo affrontato sostanzialmente la base delle navi. Possiamo anche fare dei ponti navali, possiamo fare delle boe se si dovessero perdere, delle chiuse per scavalcare l'acqua, se avessimo un fiumiciattolo qua da attraversare, tipo questo, possiamo fare una chiusa per far arrampicare, tra virgolette, la nostra nave. Allora, in Transport Icon le navi non collidono l'una con l'altra, quindi potete farne 300 che vanno uno sopra l'altra e nessuno vi dirà niente, anzi vi faranno anche i complimenti. Allora, vi avevo detto, treni, strade, questo lasciamo perdere, trasporti su acqua, aeroporti, e questi invece saranno i nostri mezzi. Per ora non abbiamo treni, non abbiamo automezzi, abbiamo due aerei, vediamo qua, profitto di quest'anno, che abbiamo guadagnato anche abbastanza. E queste sono le navi. E come vedete, questa nave non è ancora guadagnato nessun profitto. Iniziamo a avere qualche passeggero. Iniziamo a avere qualche passeggero anche di qua. Quindi tra poco speriamo che la situazione cambi per il meglio. Tra poco potremo fare anche un nuovo aereo. Allora, abbiamo trattato le basi degli aerei, le basi delle navi. Andiamo a vedere qualcosa di un pelo più interessante. Per esempio, i pullman. Possiamo fare un pullman che va da Civitavecchia a Campomonte Marittima. Una cosa. Ogni stazione
Tra l'altro, se vedete quello che piazza, dice accetta passeggeri, fornisce passeggeri. Quindi dovete stare attento a che cosa accetta e che cosa fornisce. Ogni stazione può essere combinata con altre stazioni. Quindi se io metto, poi abbiamo la stazione di Pullman e un'area di carico per camion. Attenzione, perché se vogliamo usare i passeggeri dobbiamo usare per forza quella dei Pullman. Per tutte le altre merci, posta compresa, area di carico per camion. Comunque, come dicevamo prima, possiamo appiccicare una stazione all'aeroporto e farla diventare una stazione di Pullman. Molto interessante. Una cosa che può servire... Allora, le stazioni di Pullman si dividono in stazioni terminali e stazioni passanti. Le stazioni passanti possono essere messe in qualsiasi punto della città. Stanno attenti alla direzione. Tipo, se questa qua non si può mettere qua perché si gira in un'altra parte. Mentre queste vanno messe come punto terminale. Poi potremmo, per esempio, fare una bella stazione passante di... Tra l'altro, se riusciamo a aumentare la superficie di questa cosa, tanto meglio. Facciamo uno qua e ne facciamo una che cerca di coprire almeno la gran parte di Civitavecchia. Adesso dobbiamo fare la strada. Possiamo scegliere pezzi. Allora, le strade possono essere fatte in orizzontale o in verticale e basta. Quindi possiamo prendere questo pezzo qua e far tirare così. Si fa il mezzo o la strada completa. Oppure così. C'è questo pezzo qua che invece, questo modo qua che ci permette di velocizzare un po' la cosa, facendo per esempio, a seconda di dove si tira, una strada. La bomba serve appunto per cancellare pezzi di terreno. Questo è il deposito degli automezzi, e ci conviene mettere in un punto lontano dalle città perché occupa solo spazio. Facciamo una bella strada che ci semplifica la vita, così. E allora, se abbiamo fatto delle stazioni in una città e non stiamo e la lasciamo vuota, quelli della città si arrabbiano. Quindi dobbiamo far passare i pullman il prima possibile. Attenzione, clicchiamo Civitavecchia, autorità locale. Siamo ancora buoni, però non durerà molto. Quindi andiamo a prendere il disposito automezzi, abbiamo nuovi veicoli. Anche qua ci sono veicoli di tutti i tipi. Noi ci interessano i passeggeri e tra i due bus scegliamo il Leopard. Anche qua, freccia gialla. Un stop e due stop. Allora, facciamo un bel clone automezzo. Facciamo almeno 4 pullman. Allora, posso cliccare qui 1, 2, 3, 4 per farli partire, oppure cliccare un bel verde qua e partono tutti insieme. Quando premo sulla freccia gialla posso anche dirgli salta la destinazione e vai da un'altra parte. Magari così velocizziamo anche. Ma questi ormai sono arrivati, quindi cancelliamo. E ora abbiamo la nostra bella flotta di pullman che va avanti e indietro. Occhio perché poi si devono girare, quindi hanno un po' di difficoltà magari. Possiamo anche aumentare, non ha molto senso in questo caso, ma possiamo farlo. La fermata del pullman, possiamo metterla anche di qua, in modo tale che la stessa fermata copra un po' di più. Possiamo fare in modo tale che i pullman facciano meno strada per arrivare, cosa che è sempre buona e giusta. Poi abbiamo talmente tanti passeggeri che... Allora, attenzione, perché qua c'è un pullman che è rimasto fuori. Quindi possiamo fare un'altra stazione di pullman terminale di qua, in modo tale che si fermi. Abbiamo fatto dei pullman che vanno da una città dall'altra. Nulla ci vieta di fare un servizio urbano di pullman. Per esempio possiamo fare un'altra bella stazione qua, un'altra bella stazione qua di pullman, un'altra bella stazione qua. Se non erro, quando io clicco qua possiamo fare copertura,
Allora, premo il tasto X per la trasparenza. Allora, qua in questa città vediamo che i quadrati verdi sono quelli coperti da qualche mezzo di trasporto nostro. I quadrati rossi, mi dispiace, ma sono fuori. Sono coperti, da qualche stazione. Ora dovremmo fare i mezzi. Allora, attenzione a una cosa, i mezzi ogni tanto si rompono e dovranno andare in deposito e manutenzione. Andiamo a cliccare ancora qua. Nuovi veicoli, un bel pullman. E iniziamo a cliccare sulle nostre stazioni nuove. E questo è il primo servizio urbano. C'è un bel clone automezzo. E gli diciamo di saltare qualche stazione. Allora, una cosina. Qua deve fare un bel giro, no? Quando noi andiamo a fare i pullman, possiamo fare anche il ponte stradale. Stanno un po' attenti alla geometria. Allora, un ponte stradale, dobbiamo cliccare qua. Possiamo farlo anche così. Però noi adesso ci interessa un ponte da qua a qua, per saltare il fiume. Quindi, clicchiamo, andiamo di qua. Facciamo di qua. Di qua. E ora ci vengono date varie opzioni. A seconda del tipo di ponte potremo avere una velocità di percorrenza diversa. Per esempio facciamo un bel sospensione cemento. Ora colleghiamo il nostro ponte e via. Abbiamo fatto un bel ponte sul fiume che ci velocizza quando dovranno andare i nostri pullman in questa stazione. Allora, il servizio urbano ci permette, la copertura di queste città di trasporto passeggeri permetterà di vedere tra un poco che la città cresce. La città cresce ogni 200 giorni. Migliora il servizio, più cose trasportate, più la città cresce. Ed è abbastanza importante far crescere la città in modo tale da garantirci un nostro... mamma, quanti sacchi postali. Garantisce un certo introito. Allora, sono una marea di sacchi postali, possiamo fare anche un servizio di posta tra Campomonte e Civitavecchia. Stavolta non funzionerà con i pullman, dovremo usare l'area di carico. L'area di carico, anche qua, sono quelle terminali e quelle passanti. Dobbiamo fare una bella area di carico passante qui. Girare. Allora, se noi costruiamo la strada, la città quando cresce, invece che dedicarsi alle strade, si dedica a fare le nuove case. E questo ci piace parecchio. Allora, facciamo anche una bella area di carico per la posta, girata di qua, così. Allora, se io posso costruire qua, sull'angolino, viene fuori un po' un pastrocchio. Adesso vi faccio vedere. Vedete qua? Ha iniziato a costruire, ha costruito un pezzo di muro qua per far stare l'area di carico. Ora dobbiamo farci la strada. Ecco fatto. Costruiamo, andiamo a cliccare qui. Nuovi veicoli. Stavolta non ci interessano i passeggeri, ma la posta. E abbiamo un bel furgone postale. Lo creiamo, diciamo di andare qui. Ce lo cloniamo. Anche qua si possono clonare. Ne facciamo 3. E li facciamo partire. E via, abbiamo fatto anche il servizio postale. Bene, abbiamo trattato gli aerei. Che come detto ci portano un sacco. Un aeroporto ha un'area di carico talmente grossa che ci porterà un sacco di passeggeri di posta. Abbiamo fatto i pullman, i camion. Abbiamo fatto un servizio navale. Tanto sono curioso, questo porta soldi? Vediamo un po', informazioni. Ha portato un discreto guadagno anche questo. Non male, c'è anche poca strada. Tra l'altro abbiamo anche varie informazioni qua. Qua possiamo vedere anche la nostra bella faccia. Sono Hamilton, della Firenze Transport. Possiamo cambiare anche la nostra faccia. Possiamo cambiare il nome. Va bene. Nome compagnia. Coach, che vuol dire anche pullman. Poi vediamo i vari dettagli, il valore della compagnia,
colori, possiamo scegliere la livrea standard o una livrea personalizzata per i vari mezzi. Sì, che vabbè, li lasciamo perdere. Vabbè, ormai sono affezionato al rosa. E possiamo costruire ancora la nostra sede, così giusto per far vedere che siamo carini e coccolosi. E la costruiamo giustamente in quel di Firenze. Ma che bellina, sembra proprio una baracca di scappati di casa. Ci manca, abbiamo ancora una marea di sacchi postali, ci manca questa parte qua delle ferrovie. Adesso facciamo una versione base delle ferrovie. Andiamo un po' di quei soldi in prestito, faremo una ferrovia a binario singolo con la lunghezza della banchina non tanto lunga ma sufficiente di qua. E potremmo andare, per esempio, a Vico Freddo. D'altronde tutti i fiorentini vogliono andare a Vico Freddo, che io sappia. E ora qua abbiamo la ferrovia che può andare anche in diagonale così. Le strade non possono fare questa cosa qua. Mentre le ferrovie sì. Anche qua possiamo farle in questa direzione. In diagonale così. Tra l'altro in diagonale possiamo vedere che fa farla così o così, a seconda di dove mettiamo nella casella. Qua vedete che il terreno è tutto fatto a caselle, ma che bei pixeloni. E qua possiamo metterlo di qua, oppure possiamo fare il tool automatico che ci aiuta a tirare bene le linee, ovviamente stando attenti dove tiriamo. Tengo col mouse, trascino, mollo. Ecco fatto un pezzo di ferrovia. Allora, poi facciamo un bel ponte. Se no, più che il ponte, magari possiamo livellare il terreno. Occhio a non livellare troppo, perché la cosa fa arrabbiare abbastanza i comuni con la quale ci troveremo a parlare. Quindi adesso saltiamo, in una botta sola saltiamo il ponte e facciamo anche il dislivello. Tiriamo qua. Cerchiamo di non fare troppe curve. Ecco. No. Creiamo un deposito ferroviario. A metà strada, per esempio. Abbiamo abbastanza soldi per fare un bel trenino. Possiamo farlo a vapore se siamo romantici, e a questa epoca possiamo farli anche già quelli diesel. Facciamo uno a vapore. Con i treni dovremmo guardare che carrozze passeggeri metterci. Quindi abbiamo la carrozza passeggeri, il vagone postale o tutti i vari vagoni per le seconde delle varie merci. Facciamo un paio di carrozze passeggeri, potremmo metterci anche due locomotive, tra l'altro, e un paio di vagoni postali. Occhio che non sia troppo lungo rispetto alla stazione. Ora vedremo com'è. C'è gialla, andiamo da Firenze, a Vico Freddo. E ora si parte col nostro trenino. Qua faremo un solo treno, poi magari farò un tutorial più avanzato su come far passare più treni sulla stessa linea. No, guarda, possiamo anche provarci. Ecco qua il nostro trenino che è arrivato all'aeroporto di Firenze. La città, tra l'altro, sta iniziando a crescere e la cosa mi piace. La cosa che non mi piace è che c'ha le strade tutte da quella parte, quindi di qua, dove mi interesserebbe, non sta crescendo. Potrei anche incentivarla costruendogli io le strade. Cosa utile? Allora, cosa che si può fare è, se clicco qua una strada, mi fa un bel passaggio a livello. La cosa non mi piace perché o blocca il treno, o blocca i mezzi, eccetera, eccetera. Quindi faremo invece che un passaggio a livello un bel ponticello. Allora, il nostro trenino sta facendo avanti e indietro da Vico Freddo all'aeroporto di Firenze. Sta viaggiando come vediamo con le informazioni, vuoto. Ha una buona affidabilità, una buona velocità massima. E sta andando col carbone. Tanto facciamo anche un bel, giusto per sfizio, un bel pullman qua, che va fino a Belfort, tutto giusto per sfizio. Ecco qua, è una città, è un paesello minuscolo, anche qui saremmo, ecco qua, facciamo anche un'area così. Come al solito, clicca qua, nuovi veicoli,
voglio quelli passeggeri, un bus che va da qui a qui e via. Questo potrebbe anche garantire che più gente si trasferisca a Belforte e quindi Belforte si cresca anche di popolazione. Probabilmente anche il fatto che mi ho iniziato a sviluppare anche di qua magari porterà qualcuno di Firenze a abitare da questa parte. Allora, abbiamo fatto treni, mezzi, navi e aerei. Quello che ci manca è capire un attimo come funzionano le merci, perché finora abbiamo fatto solo con le persone. Questa è una guida proprio base base, poi andremo magari più nel dettaglio. Allora, come vedete la mappa è piena di piccole città e di queste strutture che non potremo demolire, che sono appunto le industrie. Questa tra l'altro è una speciale perché è una fattoria e quindi si vede tutti i campi intorno. Allora, cosa possiamo andare a vedere? Allora, mi sembra che qua, tra l'altro non avevamo visto, qua c'è la mappa del mondo con le varie informazioni. Queste ci sono le varie città che abbiamo. Tra l'altro con la faccina se siamo... che ci fa capire come ci considerano. Consiglio di andare a vedere per esempio quelle città più grosse dalle quali iniziare, magari fare una bella trasporto urbano con i pullman dentro Ripa Fieschi potrebbe essere un ottimo modo per incominciare, ma va bene anche così. Abbiamo iniziato da Firenze, così i nostri amici fiorentini saranno contenti. Quello che mi interessa sono magari allora questi sono i sussidi per iniziare, sono molto interessanti. Per esempio, Palma Leone a Ripa Longa. Dov'è? Questo ti fa vedere. Per esempio, se facciamo un servizio passeggeri da Palma Leone a Ripa Longa, cioè da qua a qua, il passeggeri invece che essere pagati X vengono pagati 4 volte tanto. E quindi per iniziare va più che bene. Dobbiamo farci un piccolo servizio di aerei o una ferrovia. Perché non è proprio vicino. Comunque dicevamo delle merci. Allora, se andiamo a vedere, questo mi piace assai. Per esempio, questa è una bella miniera di carbone che produce 99 tonnellate. Sì, vabbè. Se clicchiamo catena distributiva fa capire che cosa dobbiamo fare. Dalla miniera di carbone potremmo portarla alla centrale elettrica, che guarda caso è proprio qui. Quindi potremmo fare... E ce n'è una anche qui. Wow! Ogni città può avere un solo tipo di industria. Quindi questa è la centrale elettrica di Ripa Longa. Questa è la centrale elettrica di Latina. Potremmo fare anche una bella cosa. Ecco, facciamo una cosa. Un treno. Qua. Attenzione che qui c'è un dislivello. Dislivelli sono cose brutte in Transport Tycoon. Quindi meno dislivelli affrontate, meglio è per i vostri mezzi. Ecco fatto. Allora, facciamo un bel deposito. Creiamo un nuovo veicolo. Stavolta facciamo un bel veicolo diesel, per esempio questo. E andiamo a vedere tipo di carico carbone. Dov'è? Carbone. E vediamo qua il bel vagone per il carbone. Ok. Mentre Scott Joplin si sente in sottofondo, noi clicchiamo qui giallo. Allora, qua vedete, se io clicco, allora facciamo vedere che va a Palma Nova Miniere e al Torre di Latina. Se volevo cliccare qua, vedete che mi si sbloccano altre opzioni. Questo, per esempio, è quello che mi interessa. Cioè, quando vai qua, fermati, finché non sei carico, non ripartire. E via! Il nostro primo mezzo diesel. Ah, tra l'altro, guardate un po'. Se tengo schiacciato queste ferrovie qua, possiamo fare le ferrovie. O le ferrovie elettrificate. Potremmo anche convertire i vecchi binari a elettrificato.
Quelle elettrificate funzionano anche con i mezzi normali. Però adesso, se vado a vedere qua, faccio nuovi veicoli. Tutti i tipi di carico. Abbiamo queste motrici elettriche. Vedete che pian pianino, questo mezzo pian pianino si sta caricando. La centrale, la miniera sta andando in funzione. E questo pian pianino va. Nel frattempo facciamo una bella cosa. Una bella area di carico. E andiamo anche di qua. Serviamo. Facciamo una bella strada. Elite Syncopation suona in sottofondo e noi ci facciamo una bella... qua. Ho fatto l'area di camion, l'area per camion. Ecco qua, nuovi veicoli. Andiamo a vedere invece che passeggeri, carbone. Qua ce ne sono due, facciamo UHL. Fidatevi. Di qua. E va di qua. Allora, qua fa anche qua, fai e attendi qualsiasi pieno carico, in modo tale che parti pieno. Cloniamolo e facciamoli partire. Per ora ne facciamo solo due. Questo è solo un tipo di... Oh, guarda che il treno sta per partire, 98%. 100, si parte! Intanto questa mappa è piena piena di industria, la cosa mi piace. Più strada farete, più vi pagheranno, però bisogna stare attenti che le merci più viaggiano, più si svalutano. Non fate viaggi troppo lunghi. Abbiamo scaricato e PAM! Prendiamo 4.000 e quello che è. Allora, trenino, informazioni. Abbiamo guadagnato abbastanza quest'anno con questo treno. Il camion intanto sta scaricando, molto bene. E di industrie ce ne saranno tantissime, per esempio vedo qua una foresta e una segheria che sono collegate. In più questo produce beni che vanno che si possono portare nelle case. Vediamo, per accetta beni, per esempio qua possiamo fare, adesso non stiamo lì a farlo, un servizio che va da qua, porta il legno qua. E il legno e qua produce bene, i beni li portiamo in quel di Firenze e iniziamo a guadagnare un po' di soldini anche da quello. L'aeroporto di Firenze è un pelo scalognato perché non prende i beni. Sono molto molto contento di questa cosa. No, li accetto invece. Beh, che dire, abbiamo sfruttato, ho visto un po' di basi, in realtà ce ne sono molte altre strutture che possiamo vedere. Questa per esempio è la miniera di ferro, e qua c'è l'acciaieria. Dall'acciaieria si va alla fabbrica, e dalla fabbrica si portano i beni alle città. Dalla fabbrica, allora in fabbrica, si possono portare anche... quello che viene fatto dalle fattorie. Fattorie produce due tipi di prodotti, cereali e bestiame. Qua accetta bestiame, cereali e acciaio, li combini in qualche maniera e produce beni. Questo è un pozzo petrolifero. Pozzi petroliferi hanno bisogno di una raffineria che di solito è ai bordi della mappa. Eccole qua. Produce, voi portate il petrolio e loro producono beni che poi potete portare all'interno delle città. Ci sono anche i... adesso non ce le abbiamo, le piattaforme petrolifere che fanno esattamente la stessa cosa di pozzi, però i dentro il mare. Che dire d'altro? Abbiamo visto tutte le fabbriche, abbiamo visto... Beh, io direi che per come base ci può stare. Vi raccomando di provarlo, questo gioco è gratuito, lo trovate anche su Steam. Ma potete anche scaricarlo direttamente sul sito del gioco, potete scaricarlo anche da mobile, anche se io vi consiglio caldamente di utilizzare un mouse e una tastiera. Questo è un gioco pensato per computer, è stato adattato per questi altri dispositivi, ma
fidatevi, è meglio per il computer. Ed è carinissimo, ci potete perdere davvero le ore. Adesso è ancora piccolino, ma quando vedete i vostri treni che vanno avanti e indietro continuamente, è una gioia per gli occhi. Il vostro coach vi saluta e vi rimanda a un altro guida. A presto!